Siamo col mister del Giarre Giuseppe Mascara. Anzitutto partiamo da questa settimana di allenamenti. Ovviamente non è stato facile riprendere dopo la sconfitta col Messina. Che morale ha il gruppo? Ma sappiamo tutti la gara com'è andata, l'ho detto anche dopo la partita. Ci dispiace purtroppo di aver sbagliato la partita. Guarda, ragazzi, non ho nulla da recriminare perché sono ragazzi serissimi che si allenano tutti i giorni con grande, grande intensità, con grande voglia, con grande motivazione. Però sappiamo che siamo inciampati domenica scorsa e ne abbiamo parlato, abbiamo discusso di qualche errore che si è commesso, ma secondo il mio punto di vista è stato soprattutto a livello mentale il più grande errore che ha fatto il Giarre. Può capitare, ho sottolineato che avevamo un jolly da giocarsi in queste gare, io avevo detto che ce n'era uno per ogni giocatore, se lo sono giocati tutti contemporaneamente, quindi già si riparte con tanta autostima e con tanta voglia di andare a far bene a Rosolini. Ecco, volevo parlare anche dei tifosi. Domenica c'è stata una bellissima cornice di pubblico. Al primo giorno di allenamento c'è stato però qualche mugugno. Che messaggio dai tifosi dopo questa sconfitta? Ma guarda, ci può stare fin quando sono dei mugugni costruttivi, ben vengano. Si sono sempre comportati bene, ci hanno sempre sostenuto sia in casa che fuori casa. Poi quella cornice di pubblico penso che se lo possono permettere in pochi in questa categoria. Poi alla fine sono sempre le componenti che fanno la differenza, città, società, tifosi, squadra e tutto il resto. Quindi noi sappiamo qual è il nostro obiettivo e rimane quello. Adesso c'è la partita dei Rosolini, che match sarà? Ovviamente un incontro molto difficile, anche perché il Giarre a Rosolini storicamente ha sempre avuto qualche difficoltà di troppo. Ma la storia a volte va cancellata e va abbattuta. A parte le battute, sappiamo che loro sono una signora squadra, allenata da un signor allenatore, sono sempre ben messi in campo, concedono poco, nonché anche loro si stanno giocando i playoff. Però, come ho detto prima, noi sappiamo che domenica per noi è una partita molto, molto fondamentale, ci stiamo preparando al meglio per affrontare questo tipo di gara.